Si chiamava Amy Fitzpatrick, era una ragazzina di soli 15 anni di età, è scomparsa dalla Spagna nel lontano 2008, era Capodanno, non ci sono alcune tracce, ancora tracce di lei, seppure diciamo così che c'è una novità, infatti sarebbe stato ritrovato un teschio di recente, anche delle ossa e addirittura una valigia. La donna, o meglio la madre, o meglio, la zia di questa giovane fanciulla non ha perso le speranze e ha detto proprio a telecamere accese in Spagna che potranno finalmente seppellirla, darle un degno funerale e, diciamo così, lasciare alle spalle tutto il percorso tragico che ha visto protagonista la ragazza in questione che purtroppo a 15 anni ha lasciato per sempre tutti i parenti e questo mondo. La zia fa sapere che effettivamente parlando potrebbe essere lui, potrebbe essere lei e ha addirittura lanciato un'accusa nei confronti del patrigno. Infatti, secondo questa zia, sarebbe stato il compagno della madre a farla fuori, quindi a ucciderla. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, una vicenda incredibile che desta non poche preoccupazioni, ma al tempo stesso ci fa capire tante cose. Ciao!